direi che la stagione parta dalla visita al Colosseo, che è una sorta di emblema di Roma, ma è la cartolina dell'Italia nel mondo. È un segno di grande speranza per la rinascita del nostro paese dopo tutti questi lunghi mesi di sacrifici e di restrizioni dovuti al Covid. La cultura è uno straordinario ponte di comunicazione anche rispetto agli altri paesi. Questo è stato, per esempio, un messaggio molto forte durante la pandemia. Ma la cultura non è soltanto questo. E anche il nostro petrolio. Noi non abbiamo materie prime, abbiamo soltanto la cultura, i monumenti e tutto ciò che ruota intorno a questo, perché il Colosseo è uno dei 10 monumenti più visitati al mondo e ha sempre registrato un record di presenze. E questo significa dare impulso al turismo, dare impulso insieme al turismo a tutto quello che ci sta accanto, alla ristorazione, a quello che è il settore alberghiero, ma non solo, tutto l'indotto dei mestieri, la cucina, la gastronomia, i vini, cioè la cultura è uno straordinario volano per l'economia e quindi oggi ripartire da questo monumento importante significa ripartiamo dalla cultura per dare prospettive al nostro paese. Segue il Pompeo del 63 avanti Cristo fino ad arrivare proprio alla presa di Gerusalemme poi del 60 dopo Cristo. E al centro in parte si vede, dove c'è quella scalinata, il Tempio di Salomone. E in origine c'era appunto la menorah, quasi l'ultima chicca. L'imperatore poteva arrivare come comuni mortali, quindi da prima. Oggi si festeggia un giorno bello per gli italiani. Si riparte, si ricomincia a uscire, si ricomincia a vivere la socialità nei ristoranti, nei bar, insomma si torna alla vita normale. Questo è il primo messaggio importante. Il secondo è un messaggio di preoccupazione che mi danno tanti operatori turistici, dal Veneto alla Campania, al Piemonte. E paradossalmente abbiamo bisogno di forza lavoro. In un momento in cui si riparte molto veloci abbiamo il problema degli stagionali. Quindi paradossalmente l'Italia, Repubblica fondata sul lavoro, dovrebbe rimuovere un po' di ostacoli per consentire ai giovani di andare a lavorare e questo è un altro tema fondamentale. Abbiamo 55 siti UNESCO e tantissimi italiani penso non li conoscono tutti e anche gli stranieri penso non li conoscono tutti, per cui pensiamo di mettere un premio per chi ne visita il più possibile nel più breve tempo possibile. L'Italia è aperta. Quest'anno è il grande anno di 700 anni dalla morte di Dante, dovrei dire che siamo tutti qui a rivedere le stelle, come diceva il nostro poeta.